Quale anima ha vinto delle tre del PD? No, io dico che ha vinto il Partito Democratico perché oltre 2.000 persone in una primaria è un risultato straordinario, storico, vorrei dire irraggiungibile, ma mi auguro che le prossime primarie, magari che si possano celebrare tra 3-4 anni, possano avere un risultato di partecipanti così elevato. È la dimostrazione che quando il partito esce fuori dalle proprie stanze e si dà la parola ai cittadini, questi cittadini gridano con forza la loro voglia di partecipazione politica. Lavorerete insieme quindi per supportare Di Salvo? Ma Di Salvo sulla base delle primarie è il candidato sindaco del Partito Democratico e tutto il Partito Democratico è al fianco di Vittorio Di Salvo per le prossime elezioni comunali. Cosa pensa che abbia giocato a favore di Di Salvo? Lo scatto con lo biondo è stato minimo. Ma guardi, quando si tratta di voti così risicati, in realtà diciamo qualcuno doveva vincere. Devo dire che Vittorio in questi mesi, in questi dibattiti, ha dato dimostrazione di grande competenza, di grande affidabilità e quindi probabilmente ha coinvolto un elettorato che era più tradizionale, forse vecchio di esse forse. Quali sono i progetti per domani? Da domani in poi? Da domani in poi i miei padri politici mi hanno insegnato che dopo una competizione elettorale così importante, così leale ma così dura anche dal punto di vista organizzativo, io vorrei dire che oggi non c'è stato alcun intoppo, si è votato in quattro seggi, nelle quattro frazioni, per le prime volte un partito politico ha coinvolto veramente le frazioni, ha coinvolto la cittadinanza, non c'è stata alcuna contestazione. Io vorrei dire che il risultato finale conta uno scarto di pochissimi voti e non c'è stata alcuna contestazione. Quando un partito politico ha questa organizzazione, che ovviamente è frutto di grande impegno, di grande sacrificio, è anche giusto che all'indomani di una competizione così importante e così dura si stacchi almeno per un giorno la spina e poi i progetti futuri possano essere analizzati con più calma e a freddo. Va bene, ci vedremo presto. Bocca al lupo.